Ciao, bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi parlerò delle taverne di Valfonda. Io ho la scatola in inglese, Valprofonda, adesso non mi ricordo come l'hanno tradotto. Io ho la scatola in tedesco. Comunque, il gioco è indipendente dalla lingua, ma mi pare che è stato italianizzato da De Vir o lo sarà a breve. Prima di cominciare col setup, vorrei ricordarvi che di questo gioco i miei amici del topo di Ludoteca hanno fatto la recensione, per cui vi metto il link in descrizione in modo da poterla leggere. Andiamo adesso col setup. Prendete la plancia del monastero del lato estivo, quella senza neve, e metteteci questi piccoli tasselli dalla parte vuota a riempire i buchi. Dopodiché prendete tre tasselli di ospite per giocatore e li mettete a coppie, in questo caso a coppie perché si è in due, vengono messi negli appositi spazi. Indipendentemente non conta da che parte viene messo, fa lo stesso. Prendete poi il contatore di turni e posizionatelo sopra il primo spazio. Prendete poi le carte taverna, che sono quelle con la moneta in alto a sinistra, le raggruppate, le dividete quindi per tipo e le posizionate a disposizione in fila. Vanno tolte per le prime partite, quando non si usa il modulo relativo, quelle carte bardo, quelle che costano una moneta, vengono tolte e non vengono utilizzate. Vengono poi posizionate le carte ospite. Dal mazzetto vanno tolte tutte le carte che hanno questo simbolo in alto, questo cubetto bianco. Vengono cavate, vengono tolte, sono 10 se non sbaglio. Vengono utilizzate anche queste con dei moduli aggiuntivi. Vengono separate tutte le carte con il simbolo di tre birre in alto a sinistra e viene fatto un mazzetto a parte che viene messo qui. Tutte le altre vengono mescolate, quindi, e poi ne vengono posizionate quattro, le prime quattro qua. Quelle rimanenti vengono messe qua, a faccia in giù. Si prendono poi tutte le carte nobili, che sono tutte uguali, e vengono messe qui a disposizione anche queste. Ogni giocatore quindi prende la plancia da taverna, ci posiziona i tavoli qua sopra e poi tutte le varie tasselli che adesso andrò a illustrare. Il bancone, il deposito delle monete, il lavandino, il barile, il fornitore di birra, il deposito della birra. Il tassello cameriera girato sul lato del cane, la cassa e il monaco. Vanno tutte messe in questo lato, su questo lato qui. È facile da capire perché è l'unico lato che ha la moneta visibile in alto. Infatti qui ho sbagliato clamorosamente, l'avevo messo dal lato sbagliato. Evviva! Viene infine messo questo piccolo tassellino a coprire questo buco sul lato marrone senza la scritta qui, l'altro lato viene usato in un modulo aggiuntivo. Vengono messi il cubetto giallo sullo zero sui soldi e il cubetto marrone sullo zero della birra. Poi il giocatore prende il sottobicchiere e ci mette su quattro dadi bianchi. I dadi del proprio colore invece vengono messi vicino alla plancia del monastero e vengono utilizzati in certi casi. Poi il giocatore prende le proprie sette carte iniziali, sono facili da riconoscere perché hanno il colore della tovaglia uguale a quello del giocatore. E viene aggiunto a questo mazzo una cameriera, un tavolo e un fornitore di birra. Quindi viene tutto mescolato e viene posizionato qua sopra a formare il mazzo di pesca. Quindi ogni giocatore mette il gettone del proprio colore sulla posizione iniziale sul tragitto del monastero. Ultima cosa da fare prima di giocare è estrarre a sorte il primo giocatore che riceverà questo fantastico segnalino a forma di boccale di birra.
Il gioco si svolge in 8 turni, in cui, al termine dei quali, il giocatore che avrà ricevuto più punti, che sono questi, verrà dichiarato ovviamente vincitore. Il gioco, ogni turno, ogni round, viene diviso in 7 fasi. La prima, la fase A, semplicemente si apre la taverna e si ricevono, quindi il segnalino avanza e i giocatori ricevono uno di questi i due, ogni giocatore riceve uno dei bonus assegnati, in questo caso questi tasselli. Questi tasselli vengono messi qua, indipendentemente dal lato in cui si vogliono mettere, e lo tiene finché non decide di usarlo. C'è spazio per 3 segnalini, infatti ci sono 3, altri 2 insomma bonus che si possono prendere in questo modo. Durante la fase 2 la taverna si riempie, i giocatori contemporaneamente possono fare, pescano una carta alla volta dal proprio mazzo e le posizionano nei posti appositi della taverna. Vediamo. E l'ospite viene messo sempre sul tavolo libero più a sinistra. Un altro ospite. E qui abbiamo un tavolo. Il tavolo viene messo qua e aggiunge altri posti sedere alla taverna. Virtualmente ci possono essere altri tavoli eventualmente se vengono pescati. Questo procedimento continua finché o il mazzo non è finito, e anche gli scarti non sono finiti, perché se il mazzo finisce semplicemente si rimescolano gli scarti e si prosegue, oppure quando non sono finiti i posti a sedere. Qui abbiamo un altro ospite, qui abbiamo una cameriera che va messa qui di fianco, e infine un altro ospite. Quindi abbiamo finito questa fase. Questo simbolo può essere utilizzato e scartato, questo segnalino, per evitare, cioè per ripescare le carte. Quindi lo si butta, si tolgono tutte le carte che sono state posizionate, si mettono negli scarti e si fa un altro tentativo. L'altro lato, già che ci sono, spiego anche questo, fa semplicemente avanzare di uno il counter su questo percorso, che vedremo dopo il suo uso. Nella fase 3, semplicemente si prendono tanti dadi del proprio colore quante sono le cameriere che si hanno, quindi in questo caso una cameriera, un dado, e lo si tira e lo si tiene a disposizione. Nella fase successiva, tutti i giocatori prendono i 4 dadi sul portabicchiere e li tirano. Dopo averli tirati, dado tiro molto fortunato, li posizionano di nuovo sul sottobicchiere e ne scelgono uno. Si esegue quindi un draft. Dopo averne scelto uno, si posiziona, si passa il sottobicchiere al giocatore alla propria sinistra e si riceve dalla propria destra un nuovo sottobicchiere con altri dadi, in questo caso 3 dadi, ovviamente perché uno è stato scelto. Quindi a sua volta ne sceglie un altro, ne riceverà un altro da giocatore a sinistra, da destra, e così via finché tutti i dadi non sono stati scelti. E voilà. Nella quinta fase i giocatori decidono come posizionare i dadi e dove posizionarli in base a quello che vogliono fare durante il proprio turno. Come potete vedere, ci sono come le carte ospite. Qua ti dice che va messo un dado di valore 1 e ne può essere messo al massimo 1 per ogni carta. Qui di valore 2. Questo indica che può essere messo o un dado di valore 1 o un dado di valore 6, però coi puntini significa che se ne può mettere quanti se ne vuole, basta che abbiano valore 1 o valore 6. C'è poi questo tipo di spazio qua, che ha un punto di domanda, ne può essere messo uno solo, però il valore non ha importanza, può essere messo un qualsiasi tipo di dado su questo spazio.
ed ecco posizionati i nostri dadi. Notare che i dadi non sono in posizione definitiva, possono essere cambiati in qualsiasi momento finché non vengono tolti, che cosa che avviene nella sesta fase. Si rimuovono i dadi quindi uno alla volta, però partendo dal primo giocatore, quindi se noi vediamo che io sono metti il secondo o terzo giocatore e una carta che vogliamo è stata presa da qualcuno, possiamo ancora spostare i dadi finché non li abbiamo proprio tolti e utilizzato il loro potere. I dadi danno soldi, oppure possono dare birra, oppure come in questo caso il 5 fa avanzare di uno sul tracciato del monastero. Noi comunque abbiamo ottenuto in questo modo 1 più 2, 3 monete, e 1 più 2, 3 birre. Queste cose, questi valori, le birre e le monete, vanno spesi subito per o comprare carte o per migliorare la nostra taverna. Le carte hanno un costo in monete o in birra, segnato in alto a sinistra, che deve essere pagato per poter essere comprate. Quando vengono comprate, le carte non vengono scartate come nella maggior parte dei deck building, ma vengono posizionate sopra al mazzo di pesca, coperte nell'ordine in cui si comprano. Quindi ha un valore strategico anche comprare le carte in un determinato ordine. Quando si compra, bisogna ovviamente pagare il valore. Se quindi decidiamo di pagare le nostre tre monete per prendere questo, lo prendiamo e lo mettiamo qua. Poi abbiamo altri tre birre e anche in questo caso possiamo comprarci questo cliente. Se ci avanzano delle birre o delle monete, possiamo metterne via alcune per i turni successivi. Per indicare questo basta spostare il segnalino su questi due tracciati, uno per i soldi e uno per le birre. Si possono tenere via da un turno all'altro al massimo due birre e due monete. Quando si ottiene una carta cliente con un simbolo qua davanti, si ottiene subito il bonus. Il bonus si ottiene solo appunto quando lo si compra, non quando lo si posiziona. In questo caso, ad esempio, darebbe diritto a ottenere subito una cameriera da posizionare sulla cima del mazzo di pesca. Questa ti dà subito diritto a spendere tre monete e così via. Altri personaggi o robe utili che si possono mettere sulla taverna, c'è il nano che porta le birre, che ti dà da mettere qui, che ti dà subito una birra quando lo posizioni. Questo che è il lavapiatti, che viene messo qui e che ti dà diritto per una volta per round a mettere un dado con un valore di uno minore rispetto a quello che servirebbe, cioè come se aumentasse di uno il dado. Per esempio questo 4 lo potrò mettere qui. Non bisogna cambiare il dado perché così si tiene traccia di quanti lavapiatti si hanno usate. Si possono anche usare, se si ha due lavapiatti, si può per esempio anche mettere il 3 qui e dare quindi un più 2 al dado. Infine c'è il fornitore di birra, che si mette qui e quando si posiziona un dado qua dà una birra in più rispetto a quanto segnato. Quindi ogni dado dà in questo caso due birre. Se ce ne fosse un altro, ogni dado dà tre birre. E per ultimi ci sono i nobili. I nobili valgono ben 10 punti e hanno una particolarità, la particolarità che quando vengono scoperti dal mazzo, quando escono, vengono posizionati come tutti sul primo tavolino libero. Quindi ad esempio, se la situazione fosse questa, il nobile viene messo qua. La particolarità è che se dal mazzo di pesca uscisse un altro nobile, anziché occupare un altro tavolino, andrebbe sopra e quindi occuperebbero meno posto.
possono starci virtualmente infiniti nobili sullo stesso tavolino. Come dicevo prima, con le monete si possono anche migliorare i vari spazi della taverna. Per fare questo si pagano le monete indicate qua sopra in alto a ogni tassello e poi si gira il tassello dalla parte opposta, dall'altra parte. Per esempio, in questo caso, se si migliora pagando 12 monete, si ha per sempre, per tutta la partita, una cameriera disponibile. Detto questo, in questi casi, questo meno 4 piccolino indica che si può essere uno sconto. Perché per ottenere uno sconto bisogna avere, come in questo caso, una carta relativa di fianco, quindi in questo caso la cameriera, buttarla, proprio toglierla dal mazzo, e quindi si ottiene per uno sconto di 4. Se se ne ha 2, se ne possono togliere 2, sempre devono essere giocate, non possono essere cercate nel mazzo, e quindi si ottiene uno sconto di 8. Se se ne ha 3, si buttano tutte e 3 e si ha uno sconto di 12. Quando si fa questo upgrade, si ottiene una carta nobile da mettere sempre sulla cima del mazzo di pesca. Se il posto che si vuole upgradeare non ha lo sconto, lo si deve pagare per tutto il prezzo e poi lo si gira sempre comunque. Per esempio, in questo caso puoi ottenere normalmente solo 2 monete da un turno all'altro, con l'upgrade ne puoi tenere addirittura 5. Durante l'ultima fase della partita, la settima, si prendono tutte le carte che si hanno giocato, che sono state messe faccia in su, e le si rimette, si mette nel mazzo degli scarti. Dopodiché il giocatore che è il primo giocatore passa il segnalino alla propria sinistra e si fa un nuovo turno. Questo per 8 volte. Alla fine della partita si conta nel mazzo di pesca e negli scarti quanti punti si hanno, quindi questi qua sopra, e chi ne ha di più è decretato vincitore. Per quanto riguarda il tracciato del monastero, ogni volta che una carta o qualcosa dice questo simbolo, indica questo simbolo, si aumenta, si avanza di 1. Quando si raggiunge o si supera uno spazio con un bonus, si ottiene subito il bonus indicato sul percorso. C'è questo che ti dà un nano, questo ti dà un lavapiatti, questo ti dà un nobile e così via. Questo, per esempio, ti fa togliere delle carte ospite che sono presenti sui tavoli. Si possono togliere solo quelle che non hanno alcun dado su e vengono tolte proprio dal mazzo, quindi serve proprio per snellire il mazzo dalle carte iniziali che sono andando avanti diventano meno utili. Nel caso in cui si raggiunga il 22, semplicemente si torna qua e si può rifare un altro giro. Altra cosa da tenere presente, che mostra il tracciato del monastero, è che con 9 birre si può assoldare un nobile, con 14 2 e con 18 3 nobili. Il primo modulo d'espansione si utilizza tenendo il lato invernale, quello con la neve, del tabellone del monastero. Si mettono questi nuovi simboli, segnalini, intrattenitore sul relativo spazio quando segnato, e si ottengono come i classici tasselli, questi qua, quelli che abbiamo visto prima, quando si arriva all'inizio del turno, quando si arriva sul relativo spazio. Quando si passa via questi simboli, ogni giocatore ne ottiene altrettanti
eccoli qua, e li tiene a disposizione per poterli essere utilizzati. In questo caso vengono appunto utilizzati per attivare le abilità degli intrattenitori, che vedremo dopo. Gli intrattenitori, quando vengono presi, bisogna scegliere una delle due versioni e posizionarlo sulla taverna, e rimarrà così fino a fine partita, cioè non si può più cambiare. Le abilità sono questo: paghi uno synapse, si chiamano synapse questi, per ottenere due soldi, due dobloni, oppure se ne pagano due per ottenere tre birre. Queste abilità col puntino possono essere fatte anche più volte nello stesso round. Questo ti permette di o pagare 5 synapse per girare e migliorare una delle tue tessere della taverna, oppure 2 synapse per eliminare uno delle carte che non si vogliono più tenere nel mazzo, di quelle degli ospiti, tipo questa. Il giullare invece ti permette o di decidere su quale faccia posizionare un dado pagando uno synapse, oppure di scegliere una delle carte pagando uno synapse, una delle carte che si ha giocato durante il turno, e di metterla anziché scartarla, di metterla sopra il mazzo di pesca. Notare che questa abilità può essere usata solo una volta, mentre tutte le altre hanno i puntini. Altri modi per ottenere synapse oltre che passare qua sono sul tracciato del monastero. Il secondo modulo d'espansione utilizza questo lato della plancia del bancone. Viene messa questo segnalino reputazione qui. Questo tassello viene sempre lasciato girato così, non viene utilizzato in un'altra espansione. Si utilizzano le carte che avevamo tolto prima, queste con questo cubetto, e si mescolano insieme agli altri ospiti, e si utilizza anche il bardo, che quindi può essere acquistato durante la fase quando si pagano i dobloni, insomma. Il tabellone del monastero verrà sempre utilizzato sul lato invernale, ma non si otterranno più gli synapse qui. In questa espansione si usa appunto la reputazione. Quindi, quando si è in fase 5, ovvero quando si ha posizionato tutti i dadi, cioè le carte, si sono posizionati i dadi, bisogna contare subito quanti dobloni, quanti soldi e quante birre si ottiene. In un caso del genere potremmo ad esempio vedere che otteniamo 7 dobloni, 6 più 1, 7, e 4 più 1, 5 birre. Qua non si vede, c'è uno che dà una birra in più. Ecco. Quindi dicevamo 7 dobloni e 5 birre. Quando si conta la reputazione, quindi, bisogna vedere quale dei due valori è minore e si ottiene quel tot di reputazione, quindi in questo caso 5. Partendo quindi da qui si fa 1, 2, 3, 4 e 5. Ogni simbolo che viene passato si ottiene, quindi qui si prendono synapse, qui si può decidere o si prendono synapse o si toglie uno dei clienti che non si vuole, qui si prende un nobile. Questa conta viene fatta tutti i turni, appunto, quando vengono posizionati i dadi alla fine di quella fase. Se in una fase successiva ne prendo 7, farò 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prendendo i bonus indicati qua. A fine partita, a fine dell'ottavo turno, oltre ai punti che si ottengono normalmente, quindi bisogna contare anche quanti punti si ha sul tracciato della reputazione in base a dove si è proprio in quel momento. Come abbiamo detto, questa espansione contiene anche i bardi, che quando viene pescato viene messo qui di fianco e aumenta di uno la reputazione, e i clienti particolari che hanno questo simbolo qua sopra. In questo caso, quando si ottiene anche un bardo, questo si ottiene anche un mercante qua,
un nano, chiamiamolo, e la reputazione va avanti di due, e così via, e così via. Il terzo modulo di espansione è molto semplice di per sé. Sono solo queste 7 carte che variano il setup di ogni giocatore. Quando viene all'inizio partita, insomma, bisogna pescare 3 delle 7 carte. Ogni giocatore sceglie quindi con cosa partire. Anziché partire, come abbiamo visto, con le 7 carte iniziali più una cameriera, un tavolino e un fornitore di birra, sceglie una di queste 3. Parte solo quindi con le 7 carte iniziali e poi avrà un bonus diverso a seconda della carta. Nell'ultimo modulo viene utilizzato il guest book e le firme. Quando si prepara bisogna mettere una firma su ogni giocatore, su ogni carta guest, su ogni carta ospite. Dopodiché, quando si ottiene quindi una carta, si prende il tutto e dopo aver messo la carta nel mazzo di pesca si prende la firma e la si mette sul guest book in base al valore dell'ospite che si è preso. Quindi se noi prendiamo questo che vale 4, mettiamo questo nel mazzo di pesca, dopodiché si mette questa firma sulla prima spazio disponibile sulla colonna qui, ecco qua. Se viene coperto un bonus, allora si ottiene il bonus relativo. Quando si riesce a completare una fila si ottiene anche una carta nobile, tranne in quest'ultimo caso che viene già data la carta nobile quando si completa la colonna. Quando viene rimpiazzato il nobile si mette anche una nuova firma sulla sua carta, il nobile, intendevo l'ospite, si mette anche una nuova firma, anche se viene comprato questo, viene messa una nuova firma sul mazzetto. Un altro modo per ottenere le firme è, in questo caso, si usa questo spazio in più, quindi quando con la reputazione si sorpassa, si ottiene una firma extra. Da notare che le firme sono limitate, cioè ci sono quelle che ci sono e se si dovessero finire non si possono più ottenere. Il gioco di per sé non è difficile, col gioco solo base, anzi è abbastanza semplice, molto secondo me ben ambientato, nonostante sia praticamente un piazzamento dadi con deck building. E molto particolare l'ambientazione, secondo me è molto bello il fatto di poter migliorare la propria taverna, rende proprio l'idea. Con le espansioni, con i moduli che ci sono dentro, la situazione si complica un pelettino, c'è qualche regola in più. Secondo me non è da considerarsi un cinghiale, però è un buon peso medio, ecco. Io ci ho giocato con mio figlio di 8 anni e presto 9 col modulo base e si è difeso bene, gli è piaciuto molto. Magari la prossima volta vedremo se mettere, mi ha già chiesto se vogliamo mettere qualche espansione dentro, vedrò che fare, mi sembra ancora un po' piccolo, però insomma, se lui se la sente lo farò. Detto questo, vi ringrazio di avermi guardato e come al solito, se avete commenti, dubbi, scrivetemi. Grazie e alla prossima volta. Ciao ciao, grazie.